Paolo arriva proprio al cuore del cristianesimo, no? Perché allora è il tuo cuore che deve essere cambiato, è il tuo sguardo che deve essere capovolto perché diventi lo sguardo di Cristo. Ecco, allora se tu sei cambiato, tutto attorno a te inevitabilmente cambia e questa è la cosa fondamentale perché la fede sia fede, perché tu viva veramente quella cosa lì, no? E mi pare che attraverso tanti suoi movimenti, tante sue parole, tante sue azioni, lui voglia continuamente dire questa cosa qua. Cioè, e poi dopo la relazione partendo da questo cambiamento, da questa conversione, che non è la conversione morale, no? Ma è proprio l'inversione, no? Del tuo pensiero, del tuo cuore, la relazione con l'altro crea la comunità, crea la chiesa, crea la vita del cristianesimo, del cristiano, la vita dell'uomo, e lo fa anche attraverso tutta una valorizzazione dell'umano, dei suoi sentimenti, del suo essere uomo, del suo essere amico, del suo essere padre, e anche questo è altrettanto fondamentale, mi pare. E lui probabilmente è così grande, così importante, perché ha vissuto. È diventato alter Christus, no? Sostanzialmente. Sì, pienamente d'accordo, nel senso che in Paolo colpisce questo cristocentrismo, cioè tutto parte e arriva a Gesù Cristo. Non c'è pagina in cui non c'è questo rimando, ma limpido, senza quasi mediazioni, no? A Non Gesù Cristo. sentimentale, Non anche se... questo è altrettanto importante, Sì. no? Non sentimentale. Anche se su questo io vedo anche l'aspetto emotivo in Sì, Paolo, eh? sì, 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 sì. Cioè, chiaro, è un teologo d'altissimo profilo, ha tentato ed è riuscito a inculturare il Vangelo, nel contesto appunto, dell'orizzonte greco-ellenistico, che era ben diverso da quello della Palestina dei primi 30 anni del millennio. Però c'è anche un aspetto affettivo. Cioè, a me piace dire sempre che Paolo nutriva un affectus fidei, no? Un affetto credente. Quando ad esempio dice nella lettera ai Filippesi, studieremo, il mio Signore, lui potrebbe dire benissimo Gesù Cristo il Signore. No, deve metterci il mio Signore. Noi portiamo questo tesoro, ecco, tesoro. Tesoro è carico di affetto come parola, no? Noi abbiamo i nostri tesori, i nostri cari, no? E lui dice tesoro a Gesù Cristo. Quindi c'è in Paolo questo aspetto affettivo che fa, appunto, lui vede tutto attraverso Cristo. Da quando ha incontrato Gesù Cristo sulla via di Damasco, il suo sguardo è diventato cristocentrico. E per cui vede gli altri attraverso questa lente, ama gli altri, anche quell'amare ciascuno è bellissimo, ma quando le cose vanno male è una parete di sesto grado, voler bene a ciascuno. Ecco, lui voleva bene a ciascuno passando attraverso questa immedesimazione con Cristo. E cos'è la nostra esperienza di chiesa? Cos'è la nostra fede? Se non accordare continuamente il nostro sguardo su quello di Cristo. Cioè, vedere la vita, vedere l'altro, vedere Dio stesso con lo sguardo filiale di Gesù. Questa è la fede, la nostra partecipazione al suo essere figlio. Certo, lui è il figlio, per cui ci sentiamo sempre un po' lontani, no?
Ed è bene questo. Però cos'è fede se non accordarci quotidianamente al suo sguardo sulla realtà, sugli altri, sul marito, sulla moglie? Come vedrebbe mio marito, mia moglie, Gesù Cristo? E questo fa cambiare effettivamente. Quando lei dice, una volta cambiato il cuore, cambia tutto. Chiaro, chiaro. Tu vedi l'altro in una maniera totalmente diversa rispetto a quello che la carne e il sangue ti possono portare a vedere. E questo comporta quello che in Paolo c'è stato sulla via di Damasco, ma non solo sulla via di Damasco. Vedremo che Paolo ha diversi momenti in cui fa un salto di qualità. Anche lo scontro con la sofferenza porta Paolo a fare quella metanoia. Metanoia, che significa conversione, significa cambiamento di mente. Metanus, cambiare la mente. Ecco, lo scontro con la sofferenza porta Paolo a cambiare, ad assomigliare un po' più a nostro Signore. Lo scontro con lo scacco pastorale di Paolo, di Atene, avrebbe potuto portare Paolo anche ad altri atteggiamenti. Ma guarda questi saccenti di ateniesi, che pensano di sapere tutto loro. Ma guarda questi come sono impregnati di ignoranza, vedono l'uomo diviso in se stesso, l'uomo è unitario. Paolo avrebbe potuto, invece no, si mette a far discernimento. Perché è andata male? Perché ho fallito? E arriva a Corinto pochi giorni dopo e cambia il suo modo di annunciare il Vangelo. Inizia ad annunciare Cristo e Cristo crocifisso. C'è un cambio, Ecco, a me sembra che questa cosa qui vada a toccare ancora una volta la nostra esperienza di Chiesa. Cos'è il centro delle nostre esperienze di Chiesa? È davvero questa metanoia continua? Questo, oppure l'essere un po' troppo dentro le strutture? Il dover badare a tante, adesso non voglio sembrarvi critico, però è un problema serio questo. Il dover badare a tante chiese, a tanti oratori, a tante cose. Paolo non aveva tutto questo, però la gente si convertiva, perché vedeva in lui questo affetto credente che traspariva da tutti i pori della sua pelle. E quell'affetto lì non era un affetto possessivo, no? Proprio come diceva lei, no? Sì. Che comunque non voleva essere madre, in quel senso lì, no? Sì, per sì. Dire mio, miei. È uno strano binomio quello di Paolo, anche qui. Da un lato sono figli di altro, di un altro. Io non sono madre, sono nutrice. Sento gelosia, ma a dire il vero la sento perché amo Cristo e lui sta sentendo gelosia per la comunità che sta sbandando, e quindi io che sono amico dello sposo soffro con lui, non sono io geloso. Però allora tutto questo c'è, quindi per dirla con Giovanni Battista, io devo diminuire, Cristo deve crescere nel cuore delle persone a cui annuncio il Vangelo. Ecco, però questo amore disinteressato non è disinteresse, non è anaffettività, non è l'atteggiamento del chirurgo che per non farsi prendere dall'ansia, per non far tremare la mano, mette un bel velo sul volto della persona che opera. Io devo guardare la zona del fegato, punto. Il resto della persona non mi riguarda. No. Io devo guardare quel volto. Quindi il binomio in Paolo, anche qui, quella fusione di cui abbiamo parlato, per cui non vive schizofrenicamente spiritualità e ministero, è: io devo portare questa persona che amo, ma che amo realmente, la devo portare a Cristo. E devo volergli bene a tal punto che lui a Cristo arrivi attraverso di me. Perché magari non trova nessun altro nella vita,
che lo porta a Cristo. Ma una volta che è giunto a Cristo, io piano piano devo fare un passo indietro. Non che devo smettere di volergli bene, la paternità spirituale, Questo è il posso. vero amore. Infatti, Questo è il vero questo è il amore. mio amore. Devo portarlo a Cristo, devo continuare a volergli bene, ma devo fargli intuire in qualche modo che se anche io vado via, ciò che conta nella sua vita è Cristo. Non che se vado via io crolla l'oratorio, Perché io sono perché? stromito e non fine. Bravissima. Questo. Sì. Questo in Paolo è nitido proprio. Lui andava via, continuava a voler bene, però la comunità cresceva, anche senza di lui.